Oggi vi parlo dell'angoscia del mondo moderno vista dalla prospettiva di un indù. Mettiamoci nei panni di un filosofo indù. Ma a cosa ci può servire questo tipo di analisi? Cioè, voi vi chiederete, mi chiederete, ma a che cavolo serve sta roba? Serve per migliorare la nostra esperienza. Non si tratta di una speculazione, non si tratta di elucubrazioni teoriche, perché come dice un grande maestro che io stimo, diciamo che ogni conoscenza deve essere tradotta in esperienza, è utile solo nel momento in cui aiuta la nostra esperienza, ci aiuta a migliorare la nostra vita. Quindi, io vi parlo di questo argomento perché sto leggendo un bellissimo libro di Mircea Eliade, che è uno storico delle religioni. E lui a un certo punto, in un capitolo, il libro è Miti, Sogni e Misteri, in un capitolo parla appunto di questo argomento, l'angoscia del mondo moderno vista dalla prospettiva di un indù. Questo perché ci può aprire la mente, far vedere come viviamo e pensiamo da un punto di vista esterno e vedrete che ci può aiutare nella nostra esperienza di vita. Quindi, se mi seguite, cominciamo a vedere in che modo. Allora, innanzitutto, l'angoscia del mondo moderno, l'angoscia che prova l'uomo moderno è l'angoscia di fronte alla morte che noi moderni percepiamo come il nulla. Certo, c'è ancora chi è religioso, chi è credente, ma sostanzialmente nel mondo moderno oramai si è radicata questa credenza per cui oltre la morte c'è il nulla. E questo crea un'angoscia fortissima che non c'era prima, non c'era nelle società precedenti, perché la morte nelle società, soprattutto arcaiche, era vista come una forma di passaggio, un passaggio da uno stato ad un altro, una sorta di rito di iniziazione, ma mai come la fine assoluta di tutto. Mircea Eliade ci fa presente che l'importanza che gli uomini moderni danno alla storia, questo sviluppo anche dello storicismo, diciamo, attribuisce un'importanza assoluta alla storia, come dire, c'è solo questa vita, questo momento, e quando moriamo non c'è nient'altro. Da qui il bisogno di ricordare, ricostruire per filo e per segno tutto ciò che è successo, cosa che non accadeva invece nelle società arcaiche, in cui venivano ricordati solo gli eventi degni di essere ricordati, soprattutto gli eventi e i personaggi che potevano fungere da esempio per i posteri. Quindi torniamo allora all'importanza per l'uomo moderno della storia. L'uomo moderno attribuisce questa importanza assoluta alla storia e di fronte alla morte è angosciato perché per lui la morte significa la fine di tutto, il nulla. Quindi un indù potrebbe vedere noi moderni, invece dal suo punto di vista, e appunto arriverebbe alla conclusione che effettivamente l'uomo moderno è angosciato dalla morte perché è angosciato dalla prospettiva del nulla. Invece per un indù, come è vista la vita, come è vista la storia che si svolge nel tempo? Per un indù, il concetto di velo di Maya è fondamentale. Che cosa vuol dire velo di Maya? È l'illusione, ok? Sono le fette di salame che noi abbiamo sugli occhi, secondo la filosofia induista.
Vuol dire che il mondo è illusorio, ma è illusorio in che senso? Noi viviamo in una dimensione temporale che è la dimensione, secondo gli Hindu, del non essere, ma il non essere non in senso che, come dire, che si nega la validità dell'esistenza umana, della vita umana, ma nel senso che si distingue il non essere dall'essere assoluto. Quindi si toglie alla storia per gli Hindù, si toglie l'importanza e il valore assoluto che noi moderni diamo alla storia. Quindi per un Hindù che cos'è la storia? È un'illusione, ma non un'illusione perché non ha validità e questo ci tengo a sottolinearlo, non un'illusione perché non è reale, cioè noi viviamo, non è che non stiamo vivendo questa vita, la storia non esiste, ma semplicemente la storia non ha un'importanza assoluta, cioè non è tutto qui, non è tutto qui, ed anzi bisogna dare la giusta importanza alla storia, alla nostra vita, non pensare che sia tutto qui, ci allarga la prospettiva e ci dà anche un senso del perché siamo qui. Noi siamo qui perché questo è una creazione divina, è un gioco divino, quindi la nostra esistenza, la nostra vita è un gioco, quindi tra virgolette la parola gioco, gioco non per dire che è una cosa che non ha importanza, ma per dire che è una creazione divina, siamo qui per fare un'esperienza e proprio in questa esperienza siamo chiamati a renderci conto che questa esperienza è appunto in parte illusoria, che questa esperienza è un gioco divino e quindi siamo chiamati a superare questa esperienza, a collocarla nella giusta prospettiva. Quindi invece noi moderni diamo un'importanza assoluta alla nostra vita in questo mondo e alla storia, perché crediamo che non ci sia nient'altro dopo. E quindi dal punto di vista di un indù non si vuole negare l'importanza della storia, e non si vuole negare nemmeno la volontà di vivere nel mondo, perché se io dico la storia è un'illusione, questa vita è un'illusione, allora voi direte: ma allora io perdo anche la volontà di stare in questo mondo, la volontà di fare, di partecipare attivamente, di impegnarmi. No, tutt'altro, la vita qui assume un significato e io inizio a capire perché sono qui, come muovermi in questo gioco cosmico. Imparo a collocare tutto nella giusta prospettiva. Secondo me, questa è una mia personale interpretazione, di questa lettura. Vedere con gli occhi di un filosofo indù, secondo me è molto utile per modificare un po' la nostra esperienza, quindi anche per avvicinarci al lavoro di presenza, al lavoro di risveglio. In poche parole, secondo me, noi siamo troppo dentro questa vita, troppo assorbiti e quindi siamo troppo schiavi dei nostri bisogni, dei nostri attaccamenti, perché per noi è tutto qui, è importante quello che succede qui, non che non valga niente, intendiamoci, però per noi ha un'importanza assoluta la storicità, cioè la nostra vita qui storica, e rischiamo appunto di perderci o in problematiche materiali
o di sviluppare degli attaccamenti esagerati, eccessivi e di perdere di vista un po' il quadro più generale e di perdere la capacità di distaccarci e acquisire una prospettiva giusta, diciamo, una prospettiva più ampia. Se siamo troppo dentro una cosa, non abbiamo la capacità di vedere oltre. Quindi il messaggio che io voglio darvi in questo video è che dobbiamo un pochino, secondo me, ampliare le nostre prospettive e liberarci un pochino dalle abitudini che il mondo moderno ci ha dato, dal paio di occhiali da cui siamo comunque condizionati. E per questo video è tutto. L'argomento però merita di essere anche ulteriormente approfondito. Fatemi sapere soprattutto se avete dei dubbi, delle curiosità, se c'è qualche concetto da approfondire o da chiarire. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al mio canale. E ciao a tutti allora!